Ciao a tutti da Brescia in Bici. Sto andando a Futura Expo, una fiera che leggo dal sito perché non mi ricordo, sarà un evento dedicato all'impegno delle aziende e ai loro progetti strategici per la sostenibilità in un'operazione di immagine multi-target. Vabbè, con un progetto sorprendente e sostenibile realizzato dal Master Fiere Eventi, eccetera, eccetera. Cioè, creiamo dei supporti che poi serviranno per progettare grosse situazioni, insomma, proprio strumenti di precisione per una svolta magari futura anche della meccanica. Oggi è l'ultimo giorno di apertura, quindi velocemente vado a fare un giro. Ciao, ci vediamo. Ciao. Allora, io sono arrivato da Nord e purtroppo per andare alla fiera non c'è molta alternativa. Attraversamento ciclabile che va da nessuna parte. Ecco, quindi per andare alla fiera devo girare di qua. Si vede bene in lontananza il parcheggio della fiera della sostenibilità, Futura Expo. Forse questo è il padiglione, quello per mostrare quello che non deve essere il futuro. Polvere, auto ovunque, parcheggiate. Questo è quello che non deve essere il futuro. Adesso sto andando a parcheggiare la bici. Parcheggio dedicato per le bici, 12 posti naturalmente scoperti e lontani dall'ingresso, perché se piove ovviamente chi viene in bici gli piace trovarsi nella cella annegati, eccetera. Andiamo a vedere questo padiglione qua. A questo si aggiunge una crisi climatica che non è più un cambiamento, io direi proprio una crisi, il che rappresenta un tema etico, ma io credo anche una responsabilità individuale e collettiva. Endotermico delle automobili che per il 2035 saranno bannate, non potranno essere più vendute, come il 15% dell'inquinamento globale dell'Europa. Nascosto dietro una pianta si parla della ciclovia culturale Brescia-Bergamo. Ciao. Vabbè, non che io avessi grandi così pretese, sono venuto a farci un giro alla fine. Diciamo che a livello di mobilità sostenibile ho visto poco. C'erano solo stand con auto elettriche, SUV elettrici, sinceramente non è che mi interessi più di tanto. E quindi qui dal super parcheggio con 12 posti bici della fiera di Brescia, con qui alle mie spalle il padiglione che rappresenta la mobilità del passato, è tutto. E vi do appuntamento alla prossima puntata di Brescia in Bici. Mi stavo dimenticando, adesso vi mostro per venire via dalla fiera e per andare verso nord, quindi senza allungare, passando da Chiesa Nuova, che sarebbe un giro assurdo, che comunque è sprovvisto di ciclabile, che strada devo fare. Questo sarebbe un marciapiede naturalmente, ma siccome ci tengo alla mia incolumità. Peccato perché qui oltre alla fiera c'è anche il Palabrescia, domenica sì, domenica no. Brescia Basket, Leonessa gioca in casa e sarebbe bello poterci andare in bicicletta, ma di fatto chi abita nella zona ovest, nord della città fa un po' fatica. Abbastanza pericoloso quell'incrocio, quella zona lì per attraversare. Quindi sarebbe bello che venisse sistemato un po' il tutto. Ciao, alla prossima!